Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi spacchetto un pacco insieme a voi. Ho fatto un ordine su Maison du Monde. La scorsa settimana c'era la spedizione gratuita, quindi ne ho approfittato. Ho preso un po' di cosine natalizie, altre invece no. E quindi ho pensato di aprirlo insieme a voi, anche perché sono troppo curiosa di vedere dal vivo le cose che ho ordinato. Vediamo se riesco a farvi vedere quanto è grande la scatola. È davvero gigante. Direi confezionato molto bene. Ok, tutti i prodotti. Ma questo che cos'è? Ma hanno sbagliato, Ste. Mi hanno mandato una cosa che non ho ordinato. Cioè? Ho sbagliato, sono fusa, stamattina sono fusa. Ho capito adesso cos'è. Mi sembrava un applique, una lampadina, invece ho sbagliato, una lampada. Comunque, direi di partire a questo punto proprio da questa cosina qui. Una tazza, o meglio, in realtà ce ne sono tre. La prima cosa che vi faccio vedere che ho acquistato è questo vassoio, sperando di non far cadere tutto. Questo vassoio con queste tre ciotoline di questo bellissimo color azzurro, questo blu scuro, carta da zucchero. Le tre ciotoline sono di tre colori e fantasie diverse. E questo qui l'ho pagato 23 euro, lo trovo carinissimo da tenere in tavola magari per mettere qualche snack o per l'aperitivo. Di vassoietti così non ne avevo neanche uno, quindi ho voluto insomma prenderne uno, anche perché avendo da poco ordinato il tavolo mi è venuta voglia proprio di preparare delle belle tavole, insomma una bella tavola. Quando si potrà festeggiare o comunque ritrovarsi con gli amici e parenti, e quindi ho preso questo vassoietto delizioso, è davvero super bello. C'era forse anche di altri colori. Ho appoggiato la scatola così riesco a farvi vedere meglio le cose. Poi ho preso sempre per la tavola in vetro questa bottiglia trasparente, proprio per l'acqua, comunque per mettere la bevanda che preferite. La trovo davvero elegantissima. E questa l'ho pagata a 14 euro, guardate quanto è bella, c'è anche il tappino. Secondo me in tavola per qualche occasione speciale, magari non da utilizzare tutti i giorni, però se invitano degli amici o comunque si fa una cena particolare, secondo me è davvero molto bella, ci sta bene. Poi ripeto, super super elegante, bellissima, non l'avevo mai vista in negozio, ma è davvero meravigliosa. Sempre per la tavola ho preso un runner, eccolo qui. Ho scelto questo bianco e grigio. Lo apriamo subito così vediamo bene. Anche per quanto riguarda i runner non ne avevo neanche uno, e secondo me potrebbe starci bene sul tavolo sempre, non soltanto quando si organizzano delle cene, ma proprio tenerlo quotidianamente. Eccolo qui, è meraviglioso. C'è la striscia grigia al centro, e poi non so se si intravedono qui, hanno tipo dei dettagli argentati, piccoli piccoli piccoli. Stupendo, bellissimo anche questo. L'ho pagato questo 17 euro, quindi diciamo che per la tavola ho speso un pochettino con quest'ordine. Nel frattempo, se sentite abbaiare, è Mocha e Gioia che sono in giardino, sicuramente c'è un cagnolino al parco, quindi loro iniziano ad abbaiare come delle matte. Poi andando avanti, cosa c'è? Vorrei tenere le cose di Natale per dopo, infatti in questa shopper ci sono le cose natalizie. L'ultima cosa non natalizia è questa qui, anche se in realtà l'ho presa per il pranzo di Natale, perché probabilmente non ci si potrà trovare. Io spero di sì, però ho i miei dubbi, e quindi ho pensato di realizzare un pranzo comunque carino a casa tra di noi, andando ad allestire bene la tavola. E visto che noi non le abbiamo, meglio, ne abbiamo soltanto una tovaglia classica bianca. C'è un concerto, stanno facendo letteralmente un concerto. Comunque, avendo soltanto una tovaglia bianca, ne ho voluta prendere una carta da zucchero, così da abbinarla con
i contenitori che vi ho fatto vedere prima per l'aperitivo. Ho preso la misura 140x250, così ci sta sia sul tavolo che abbiamo adesso che su quello che abbiamo ordinato, che è comunque molto grande. Ed eccola qui, non so se si intravede, spero di sì. È appunto carta da zucchero, però ci sono tutti questi glitter azzurri argentati su tutta la tovaglia. Dopo la butto in lavatrice, così la posso già utilizzare. Stupendo, mi piace sia il colore che questi dettagli glitterati che trovo perfetti, insomma, per le feste. E adesso finalmente arriviamo alle cose natalizie. Non ho preso tantissime cose, giusto due cosine. La cosa negativa, secondo me, dell'acquistare online è il fatto che ci sono delle quantità obbligatorie da acquistare. Ad esempio, questi fiocchi di neve da mettere sulle finestre, in negozio potete acquistarli singolarmente, mentre online siete obbligati a prendere 3 confezioni. A me comunque le 3 confezioni vanno bene, perché li voglio mettere sul vetro della finestra della cucina, che è comunque molto grande, quindi sicuramente mi servono tutti. Però se una persona magari ha bisogno di riempire un piccolo angolino, insomma 3 forse sono anche troppi. Questa è l'unica cosa, diciamo, che non mi piace molto, nel senso che alla fine uno è obbligato a prendere una quantità decisa da loro. Tra l'altro sembrano fatti molto bene, perché non sono semplici adesivi di carta, ma sono tipo con qualche peletto, non so come dire, sono tipo pelusciosi come il mio maglioncino. E secondo me sono bellissimi, poi messi sulla finestra. La settimana prossima inizierò, insomma, a decorare tutto quanto e non vedo l'ora. Poi, sempre per la tavola, ho preso i tovaglioli di carta, che in realtà non utilizzo sempre, anzi utilizzo davvero davvero poco. Questi li uso solo durante occasioni speciali, quindi non so, un compleanno, una festa, oppure il Natale, Pasqua, cose così, perché hanno delle fantasie carine che normalmente su un tovagliolo normale non si trova. E ho scelto questo modello, ce n'erano diversi, tutto bianco con la scritta Buon Natale, i dettagli sono dorati e secondo me anche sulla tovaglia azzurra che vi ho fatto vedere prima ci stanno molto bene. Anche in questo caso però la cosa negativa è che sono stata costretta a prendere 3 confezioni, non soltanto una. A me una bastava, era più che sufficiente, infatti ho fatto praticamente scorta per i Natali futuri. Comunque non so se avete intravisto, ma è salita una piccolina, la moca, eccola qua, è cresciuta parecchio da quando l'abbiamo presa, lei è tremendissima. Comunque continuiamo, sacchettino, anche qui cose di Natale. Cosa vi faccio vedere prima? Addobbi per l'albero. Anche per quanto riguarda le decorazioni, le palline per l'albero di Natale, siete obbligati a prendere una quantità minima. In questo caso sono stata obbligata a prendere 6 decorazioni uguali, cosa che non mi dispiace in questo caso, perché non mi piace avere una pallina per tipo. In negozio potete prenderne anche soltanto una, però di solito io almeno 3 o 4 uguali le prendo, perché sono l'albero è proprio completamente diverso. Insomma, non mi piace avere una pallina per modello, per fantasia, però insomma siete obbligati a prenderne 6 in questo caso, in altri addirittura 12 e in altre versioni magari qualcosina di meno. Comunque ho preso questo qui, lo sistemo un attimo perché poverino è tutto schiacciato. L'anno scorso questo addobbo non c'era, perché dovete sapere che quasi tutti i miei addobbi di Natale per l'albero, o quelli più particolari, più carini, arrivano tutti da Maison du Monde, acquistati nel corso degli anni. Però questo sono sicura di non averlo mai visto, lo trovo bellissimo. È una renna fatta a peluche, diciamo, con il nasino, con il glitter dorato, ci sono gli occhietti, le orecchiette tutte glitterate. Il nostro albero in realtà non è sui toni del marrone, abbiamo un po' di bianco, forse c'è qualcosina di rosa e poi tanti tanti dettagli in legno. Per questo motivo secondo me il marrone ci può stare molto bene. Poi ho preso, proprio per questo divanetto, questo cuscino, o meglio non cuscino perché il cuscino non c'è, ma c'è soltanto il copricuscino, che è questo qui. Lo trovo
natalizio in tutto e per tutto con tutti questi pompon che spero che Mocha non andrà a togliermi, altrimenti vede, vero piccola? Perché lei i pompon è molto attirata dai pompon, ad esempio sul divano ne avevamo diversi di cuscini con i pompon e un po' me li ha strappati, forse questi qua sono talmente piccoli che non ci viene a giocare. Comunque, bianco con disegnati tre pinguini con il cappello di Babbo Natale e il pompon, lo trovo bellissimo e secondo me qui ci sta proprio proprio bene, anche perché faremo l'albero qui davanti a me e quindi questa zona sarà proprio bella addobbata per il Natale e non vedo l'ora anche di fare l'albero. E poi l'ultima cosa che ho preso, eccola qua, ho fatto l'ordine principalmente per questa decorazione. Ho preso questa renna bianca con la sciarpa grigia, poi ci sono le corna tutte argento glitterate, è bellissima, cioè è fatta benissimo, tutta bella morbida, ci sono un po' di glitter qua e là perché sì, ovviamente sono un po' scesi, però è meravigliosa. C'era anche forse l'orsetto un pochettino, un bel po' più piccolo rispetto a questa. Questa è la decorazione, se così vogliamo chiamarla, è un pochettino più grande. E questa l'ho pagata 27 euro. Quella è stata quella che praticamente mi è costata forse di più tra tutte le decorazioni di Natale. Non so ancora dove metterla, però sicuramente gli troverò un angolino, magari proprio accanto all'albero di Natale. E con questo ho terminato, ero troppo curiosa di vedere tutte queste cosine, perché quando si acquista su internet poi effettivamente non si sa mai come sono realmente le cose. Di solito io amo in questo periodo andare da Maison du Monde e mettermi a guardare tutti i decori natalizi. In realtà loro iniziano sempre abbastanza in anticipo, però quest'anno non ho avuto occasione di andarci perché sapete un po' la situazione che ho avuto in famiglia, poi io ero stata in mutua qualche settimana prima, quindi io sono praticamente bloccata a casa da mesi, da 2 mesi quasi ormai, e non ero più andata nei centri commerciali, quindi non avevo potuto insomma curiosare da Maison du Monde. Allora l'ho fatto online, ho fatto insomma, questo acquisto e sono molto molto contenta delle cosine che ho preso, mi piace tutto, quindi terrò sicuramente tutto. Se il video vi è piaciuto spolliciate ed iscrivetevi al canale, un bacione e a prestissimo con un nuovo video, ciao!